Carabinieri e polizia hanno dato vita a Raiano ad una partita di calcio in beneficenza in favore della Casa AIL Ferrigni di Pescara, che accoglie persone, grandi e piccole, affette da leucemia. L'iniziativa è stata promossa da Anna Cipriani, che ha inteso dedicare la serata alla figlia Gabriella Santucci, morta prematuramente di leucemia, e al padre Alfredo Cipriani, agente della Marina Militare, scomparso durante la Seconda Guerra Mondiale, al quale è intestato il campo sportivo di Raiano. Tutto il ricavato va in parte alla Casa AIL di Pescara, dove si curano gratuitamente bambini, grandi, di tutte le età. E gli offriamo gratuitamente ospitalità in modo che possano stare vicino ai loro cari senza spendere, perché la malattia già di per sé ti rovina. E l'altra parte va alla Casa Prodigio di Raiano, che anche loro si occupano del sociale. Il fine era quello di sensibilizzare le persone per poter, anche questo piccolo aiuto, è un piccolo aiuto però fa tanto, perché di case AIL ce n'è bisogno. Perché sembra che questa leucemia stia impazzando. La nutrita partecipazione all'evento ha dimostrato l'alta sensibilità dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, che hanno dato il patrocinio con i propri comandi regionali e zonali. Sono intervenuti la dirigente del commissariato di Sulmona, Francesca Lachioma, e il capitano Florindo Basilico, comandante dei Carabinieri di Sulmona. Un plauso agli organizzatori è giunto dal sindaco di Raiano, Marco Moca. Un evento molto importante, abbiamo avuto l'onore di avere sul campo di Raiano lo stadio Cipriani, la Polizia di Stato e i Carabinieri per una partita di beneficenza, tutto organizzato dalla nostra concittadina Anna Cipriani, che è sempre pronta ad queste iniziative benefiche, che è coadiuvata sapientemente dall'Associazione di Giovani di Raiano La Prodigio. Un momento importante, un doveroso ringraziamento va alla Polizia di Stato dei Carabinieri per essersi messi in discussione dal punto di vista sportivo questa sera. Noi siamo molto grati a queste due forze dell'ordine, perché si intendono ogni giorno quotidianamente alla nostra sicurezza, alla nostra salvaguardia. Questa sera le abbiamo potute apprezzare per altre doti, le doti sportive e calcistiche. Ci siamo divertiti e ben vengono queste iniziative che hanno questo fondamento benefico.